Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, esponicelo. Allora, il liquido Orni Mallow Week della T-Star, che sarebbe la T-Svapo che ha cambiato nome. Un nuovo liquidozzo, 20 ml di aroma. La capienza della boccetta è 70 ml, ci aggiungi la sua basetta, che ci vuole la nicotina. Noi a zero. Un liquidozzo che se era uscito a inizio estate avrebbe spaccato. Concordo. Un liquidozzo molto valido. La T-Svapo ha sempre fatto dei liquidozzi buoni, che abbiamo assaggiato in passato, buoni. Questo li supera tutti. Davvero. Un mango marshmallow fresco. Ora facciamo la prova di svapo di questa nuova linea T-Star, sempre della T-Svapo, ricordiamo. Vai Gabri, io con lo Tsunami Kit, io con la Merina, lo andrò a provare a una potenza un pochino più elevata per vedere se si comporta lo stesso bene a regola. Buonissimo. Cosa ci senti bene? Si sente il mango, però non si sente il mango chimico, un mango sembra naturale e quindi non è neanche pesante. E l'ice, cioè il fresco, non è neanche pesante quello, quindi mi piace un botto, per me si prende un 10. Anche nell'hammer con il gun. E poi c'è la cremosità del marshmallow, che unisce bene il mango con la freschezza, sì. Non con la freschezza che ti... Sì. Bravo. Buonissimo, buonissimo. Allora, ringraziamo Cristiano Gatti di Svapo Caffè, che ci ha dato l'opportunità di provare questo liquidozzo e di recensirlo. Allora ricordiamo, Marina di Carrara, Molicciara, e la Spezia, andata a trovare. Allora, dalla Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare. Ciao!